Rieccoci di nuovo insieme. Il consumismo, con il quale dobbiamo fare i conti, fa sì che ci siano tante belle cose che poi alla fine ci stufano e che buttiamo o regaliamo, ma vanno ad alimentare il mercato dell'usato, del seconda mano, insomma. E poi c'è da fare una distinzione tra seconda mano, usato, vintage, ma abbiamo un qualcosa che rappresenta un giro d'affari molto interessante. Ne parliamo subito con Andrea Manusardi, osservatorio Second Hand Economy, che sta per seconda mano, che ha condotto un vero e proprio studio sull'economia. E che cosa è emerso? Buongiorno. Buongiorno. Allora, quello che possiamo dire è che il mercato dell'usato nel corso degli anni ha avuto una continua crescita. È quindi un mercato che funziona, continua a funzionare in maniera molto, molto attiva e molto viva. Pensate che sono circa il 57% appunto gli italiani che hanno dichiarato di aver venduto o comprato oggetti usati, quindi comunque una quota a parte molto rilevante della popolazione italiana, che tradotto diciamo in milioni di persone, parliamo appunto di 24 milioni di persone, di cui il 13% l'ha fatto per la prima volta. E questo è un altro dato estremamente significativo della vivacità del mercato. C'è sempre qualcuno che ogni anno prova l'esperienza di vendere o acquistare beni usati. Allora, Barbara Molinario, consumerismo, perché ci si butta sull'usato? Prima di tutto per risparmiare, seconda cosa perché magari si vuole provare qualcosa di nuovo e non si vuole spendere la cifra intera. Basti solo pensare durante la pandemia quanti attrezzi per fare sport sono stati acquistati. Vero. E rivenduti di seconda mano, oppure l'hobby della fotografia, oppure la stessa collezione magari di vinili, qui ne vedo diversi, che è una passione e che magari non si ha voglia di spendere tanto, quindi c'è un grande mercato dell'usato. Poi vedo anche qualcosa di vintage. Anche perché in realtà poi stanno tornando i vinili, gli LP. Ho visto che il disco di Battisti in inglese, uscito 40 anni fa, è arrivato a 1500 euro. Sono tornati molto di moda i vinili, perché piace insomma. No, ma suonano meglio, ma questa è un'altra storia, suonano meglio dei CD e delle chiavette. Che economia è quella del commercio parallelo di seconda mano, Manusardi? È un mercato decisamente importante. Parliamo di, abbiamo stimato nel corso del 2022, quindi l'anno scorso, circa 25 miliardi di euro. Sicuramente una cifra rilevante. Il 47% di questo volume è generato in particolare dal mercato online, quindi dalle vendite e gli acquisti online. Chiaro. E soprattutto il mercato è in continua crescita, perché anche quest'anno siamo cresciuti, nonostante la pandemia siamo, come dire, sempre andati avanti. Ho bisogno di una professoressa di psicologia, Guendalina Graffigna. Dottoressa, buongiorno, lei è professoressa ordinaria di psicologia dei consumi alla Cattolica. Allora, perché si preferisce il nuovo all'usato, o perché altri invece non hanno alcun tipo di diffidenza nei confronti dell'usato? Ma dipende intanto dai target di consumatori e dipende dalle categorie di prodotto. Il nuovo sicuramente ci dà la sensazione di poter avere qualche cosa che è soltanto nostro, che è più innovativo, che è proprio dedicato a noi. Quindi ci sono gli appassionati di avere il prodotto della marca specifica, di avere, essere un po' i primari di quel tipo di prodotto. L'usato però dall'altra parte si sta sempre più diffondendo per sia delle ragioni molto pragmatiche, come è stato detto prima, siamo sempre più poveri, ma soprattutto siamo sempre più incerti su quelle che saranno le nostre finanze nel prossimo futuro. Quindi l'usato fa l'occhiolino alla possibilità di risparmiare. Un altro motivo è quello della sostenibilità, soprattutto le generazioni più giovani oggi sono più orientate ad utilizzare il prodotto per tutta la vita di quel prodotto, fino proprio alla consunzione. Quindi l'idea dell'usato ci fa sentire meno in colpa, meno consumisti, più sostenibili. Per alcune categorie di prodotto, quelli che venivano citati prima, vintage, prodotti molto particolari, unici, il fatto di utilizzare un prodotto usato ha un altro valore simbolico, quello della connessione con il passato, con la connessione con generazioni precedenti,
con storie precedenti che non conosciamo del tutto, ma che ci piace immaginare. Senta, dottoressa, mi scusi se la interrompo. Le mamme hanno una tendenza molto pericolosa, quella di buttare le collezioni dei fumetti di Topolino, di Mister No e Tex. Poi uno arriva a 60 anni, capisce che nella soffitta non ci sono più e se li ricompra. Che cos'è questo? Un ritornare indietro? Questo è un po' una marcord sicuramente con il ricordo dell'infanzia e quei momenti belli che abbiamo potuto vivere simbolicamente con quel tipo di prodotto. Però questo ritornare anche al passato, secondo me, è peculiare del periodo che stiamo vivendo oggi, in cui abbiamo una relazione ambivalente con il nostro passato, con le tradizioni. Da una parte ci piace essere legati al passato, dall'altra parte ci sentiamo schiavi di alcune tradizioni, delle nostre relazioni. Allora, così con l'usato noi possiamo scegliere quali tradizioni ricostruire e mantenere, magari anche al di fuori della nostra famiglia, ma che ci proiettano in chissà quali altre relazioni. Grazie. Anna Battipaglia ha fatto un giro per Mercatini. Lei compra o vende usato? È un mercato che non mi interessa proprio, che non mi dà un po' fastidio. Ho la mia ex ragazza che vende molte cose usate. Ci guadagna anche? Beh, ci ha guadagnato qualcosina, sì sì. Una cosa buona che mi fa risparmiare, ma la vedo anche come economia circolare, queste cose qua. Lei compra o vende usato? No, non le interessa? Non ho tempo. Solito mi piace andare per i mercatini, vedere, cercare, sì, molte volte trovo delle cose molto carine. Lei compra o vende usato? No, mai. Non le interessa? No, non mai, no. Io l'ho trovato utile, ho trovato la libreria con quasi metà il prezzo. Cosa si compra di più e poi vendete? Ovviamente compriamo i grandi brand, perché c'è un margine per poter lavorare, essendo prezzi molto alti alla base, all'origine, quindi l'usato comunque costa e c'è un margine per poter lavorare. Compro le bancarelle e vendo abiti di marca. Lei compra in maniera diretta o anche online? No, diretta, preferisco vedere, toccare con mano. Dischi e macchine fotografiche. È un appassionato? Sì. E compra in maniera diretta o anche online? No, usato soprattutto in maniera diretta, qualche volta online, sì. Lo fa da tanto o è una cosa, diciamo, di... Sì, un po' da anni, è un passatempo così. E lei, oltre che vendere, compra anche? Se trovo qualcosa di particolare e originale, assolutamente sì. Ad esempio, ho comprato adesso una borsettina che mi è, insomma, molto carina, che si abbinava con un paio di scarpe che avevo a casa, per cui ho detto perché no. E poi ho speso solo 20 euro, quindi... È un modo anche per gratificarsi e anestetizzare la propria solitudine, distogliere per un istante, questo è l'aspetto psicologico. Allora, molti preferiscono comprare De Visu, perché almeno tocchi, cerchi di capire, soprattutto se sei esperto. Però pure l'online, Manusardi, sta funzionando, mi sembra. Funzionano entrambi i canali molto bene. Diciamo che l'online nel corso degli ultimi anni è cresciuto tanto, soprattutto anche, pensate al periodo, diciamo, difficile che abbiamo vissuto negli ultimi anni, che ovviamente ha favorito il contatto da remoto, insomma. Quindi l'online è stato per tanti anni un traino, soprattutto per chi compra, perché come vedete anche dalla grafica, online e offline si equivalgono, mentre per la vendita è da tanto tempo il canale di riferimento, perché è più semplice, si mette, diciamo, online il prodotto e si vende senza grosse difficoltà, insomma senza muoversi di casa, per cui indubbiamente i due canali si completano. E il canale offline, abbiamo visto quest'anno, diciamo, con un ritorno alla normalità, è tornato a crescere ed è tornato sostanzialmente ad allinearsi al canale online. Vedo che lei, in base alla sua libreria, che raccontano sempre molto delle persone... E del mio ufficio. Vabbè, comunque, anche però il suo ufficio. Lei è appassionato di oggetti etnici. ha comprato qualcosa online? Di quello che vedo? Io compro. Di quello che c'è qui, no, perché sono cose dell'ufficio, ma io personalmente, soprattutto per le bambine, per le figlie, compro spessissimo online. Ci sono prodotti che hanno un ricambio talmente veloce che... Siamo perfettamente d'accordo su questo. Barbara Molinario, quali sono i motivi per cui si vende l'usato, che si accumula, uno compra
cose di cui pensa di aver bisogno in certi momenti, invece poi non servono a niente. Vediamo, abbiamo un grafico. Si vende per... Intanto per svuotare l'armadio, magari si è cambiato taglia oppure si è cambiato gusti, quindi liberarsi del superfluo al primo posto. Sicuramente non sprecare, perché la parte ambientale è diventata predominante, ormai si fa tanto parlare di economia circolare, ma le mamme, papà, le famiglie lo sanno già questo, insomma non hanno mai sprecato un passeggino nella loro vita, l'hanno sempre fatto... hanno sempre fatto proseguire la sua vita, ovviamente guadagnare, quindi magari si vive un momento un po' particolare, ci si disfa magari di una borsa molto costosa, si guadagna un pochino, e poi ovviamente l'economia intelligente, è inutile avere una casa piena di roba che non si utilizza. Dottoressa Graffigna, ci sono degli oggetti che da usati costano addirittura ancora più che da nuovi, vale spesso per gli orologi. E lì non si ha difficoltà a commettere una cosa vecchia? Ma lì no, perché è proprio questo valore del passaggio transgenerazionale di quel prodotto, questa storia simbolica che si va ad accumulare su quello che è le caratteristiche del prodotto, la performance del prodotto. E c'è proprio una storia, un immaginario che va a connotare il prodotto di qualche cosa che effettivamente è puramente psicologico e puramente emotivo. Ci fa immaginare quella che poteva essere la vita precedente del prodotto. Chiaro. In tutto questo, quello che secondo me va sottolineato è come la vendita, cioè il riciclo, il rimandare il prodotto c'è sempre stato. Solo che una volta c'era la donazione. Vero. Ora c'è meno spazio per la donazione, per la generosità, per questa forma di altruismo, mentre ne facciamo comunque un'attività commerciale anche per rientrare nelle spese quotidiane. Come quando si davano via i vestiti smessi dei bambini piccoli che non facevano in tempo a consumarsi perché... c'è un momento in cui i bambini lievitano a vista d'occhio e si riciclavano o con i fratelli più piccoli oppure con gli amici e i vicini di casa. Dottoressa, a volte si compra senza aver bisogno. Ad esempio, anni fa quando c'era il governo Monti, mi prese lo schiribizzo dell'Oden, sta ancora lì ma non riesco a darlo via. Che devo fare? Beh, allora innanzitutto acquistare una forma di piacere, se no non ci sarebbero gli psicologi dei consumi come me a spiegare qual è la fonte emozionale dell'acquisto. Tante volte desideriamo prodotti che poi però non funzionano in quello che è il nostro stile di vita, quindi poi non riusciamo effettivamente ad utilizzarli. Ma questo non penso che possa essere eliminato, diciamo, da quello è tipico dell'approccio verso il consumo. Ripeto, il consumo spesso, soprattutto quei prodotti che non sono solo funzionali, il consumo ha una funzione edonica. E quindi ci sta di avere dei prodotti che poi soltanto magari ammiriamo, guardiamo, desideriamo utilizzare, ma che poi non ci servono più di tanto. Allora, c'è, e ci dobbiamo salutare, qual è l'oggetto che lei ricomprerebbe della sua infanzia che ha un valore evocativo, di cui si è privata? Guardi, io addirittura me lo sono fatto regalare per Natale, non me ne sono privata ma li mantengo. Io avevo una passione per le bambole, in particolare per le Barbie, anche se non bisognerebbe parlare di marche probabilmente. E questo effettivamente per me rimane, io ancora quest'anno ho la special edition natalizia. Quindi c'è la Barbie psicologa, va bene così. E Barbara, lei invece che cosa riprenderebbe della sua infanzia? Che ne so, l'allegro chirurgo, colpo grosso a Topolinia. Forse perché chi ha avuto i giocattoli da piccoli poi da grande non li desidera. Magari si desidera avere quel giocattolo chiesto a Babbo Natale e mai arrivato. Tipo? Forse quello. No, io ho avuto tutto. Forse la casa delle bambole. Forse la casa delle bambole. Giochiamo insieme con la dottoressa. Lei porta le Barbie o la casa. E Ken, vabbè. Manu Sardi, lei invece che cosa si ricomprerebbe della sua infanzia? Ah, io sicuramente qualche robot... giocattolo degli anni 80, essere tra l'altro particolarmente difficili da trovare, ecco. Va bene, grazie. Facciamo un appello oppure andiamo a scandagliare la rete, che è sempre ricca di risorse. Grazie ai nostri